Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Oggi purtroppo non è che io sia proprio informissima, però non importa, ci rimbocchiamo le maniche e filmiamo lo stesso. Oggi voglio farvi vedere quali sono i prodotti sia di make-up che di skincare che sono con me da più tempo, che sono nella mia vita da più tempo. Sono prodotti che ho utilizzato per la prima volta tanti, tanti anni fa e che non ho più abbandonato, che ho ricomprato diverse volte nel corso degli anni, che utilizzo sempre e volentieri. Trovo che siano tra i migliori in commercio, comunque tra i migliori per quella che è la mia esperienza. E in generale, insomma, sono tutti prodotti che io raccomanderei sempre e più o meno a chiunque. Vediamo insomma un po' quali sono le differenze, quali sono i tipi di pelle e di esigenze che possono beneficiare di più di questi prodotti. E nulla, direi di cominciare. Sono quasi tutti prodotti dei quali mi avete già sentito parlare, insomma, ma prodotti sui quali mi voglio ripetere e voglio continuare a consigliarveli. Io a questo punto direi di cominciare, ma prima vi ricordo di iscrivervi al mio canale cliccando sul bottone qui sotto nell'info box e di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. E vi ricordo di seguirmi anche su Instagram, trovate qui il nome del mio profilo perché troverete un sacco di contenuti, spero interessanti. Anche nella sezione IGTV ci sono dei mini video che filmo ogni tanto dove vi mostro i miei ultimi acquisti oppure qualche make-up velocissimo. Quindi niente, se vi va, seguitemi anche lì. Parto dalla skincare. I prodotti che sono con me da più tempo in assoluto sono sicuramente la maschera Drink Up Intensive Overnight Mask. Questa è praticamente terminata, è la confezione con il packaging vecchio, ora è leggermente diverso, ma è sempre di questo tono di verde. Si tratta di una maschera nutriente notturna, una maschera perfetta per le pelli secche e aride che mancano di comfort, che sono screpolate, che sono stressate, ed è perfetta per l'inverno. Io la applico prima di andare a dormire, non tutti i giorni, ma secondo il bisogno, quando sento che la mia pelle appunto ne ha bisogno perché è molto secca, manca di nutrimento. La tengo in posa tutta la notte. Non è una maschera particolarmente grassa, unta, appiccicosa. Chiaro, è un prodotto ricco corposo che rimane leggermente in superficie in un primo momento. Vi accorgerete alla mattina che sarà completamente assorbito, la vostra pelle l'avrà bevuto tutto, ma inizialmente è un prodotto che insomma un pochettino si sente. È completamente trasparente, quindi non vi trasformate in mostri e non rischiate di imbrattare, di sporcare o di macchiare il cuscino. Ha un buonissimo profumo di avocado, molto molto buono, ed è secondo me un prodotto indispensabile soprattutto con la stagione fredda. Gli altri due prodotti di skincare che ho sono sempre prodotti dedicati alla nighttime routine, alla sera, e sono l'Advanced Night Repair Synchronized Recovery Complex 2 di Estée Lauder. Questo è il siero per eccellenza, è il prodotto che ha creato l'intera categoria dei sieri. È un prodotto che ha qualche annetto, ma che nonostante questo, secondo me, rimane uno dei migliori in commercio. Questo è un siero con l'applicatore in contagocce, come potete vedere, che ha una formula abbastanza cremosa per essere un siero. È comunque molto leggero, sottile, si assorbe in fretta, però è un pochettino più consistente rispetto ad altri sieri che possono quasi sembrare un liquido vero e proprio. È un siero perfetto per combattere i segni del tempo, tutti i segni del tempo. Non è un asso, anzi, non è proprio il suo occuparsi delle macchie, però per quanto riguarda perdita di tono, linee d'espressione, è fantastico. Ed è un siero pensato per aiutare la pelle a rigenerarsi nel corso delle ore notturne. Se non lo sapete, durante le ore di sonno la pelle naturalmente innesca un procedimento di rigenerazione. Questo siero va proprio ad implementare questo naturale processo, rendendolo ancora più efficace. Al mattino lascia la pelle super morbida, liscia e idratata. È perfetto sia per le pelli secche, ma per tutti i tipi di pelle, perché nonostante riesca a idratare e anche a nutrire la pelle in profondità, è molto sottile, non appesantisce affatto.
e in via generale quando lo uso io sento che la mia pelle è diversa, è più compatta, è più tonica, è più rimpolpata e la vedo più in forma, c'è poco da fare. È uno dei prodotti di skincare che mi fa vedere di più la differenza, dove vedo proprio la differenza tangibile. Un altro prodotto che adoro e che spesso viene erroneamente paragonato al siero di Estée Lauder è il Midnight Recovery Concentrate di Kiehl's. Si tratta di due prodotti diversi, perché mentre quello è un siero vero e proprio, questo è un olio. È un olio sicuramente leggero, non è un olio unto, non è neanche un olio secco, però insomma è una via di mezzo, non è troppo pesante, non è quell'unto, quel grasso, quello scivoloso, però comunque è un olio. È un olio che è composto da un sacco di blend di oli essenziali di derivazione botanica, ha un profumo estremamente rilassante, secondo me, mi piace proprio utilizzarlo alla sera perché trovo che svolga anche una leggera azione aromaterapica ed è un olio notte, secondo me, perfetto per chi ha la pelle secca e vuole un boost di idratazione in più. Mentre l'Estée Lauder, essendo un siero, va applicato dopo il tonico, dopo l'essenza, ma prima della crema idratante, lui, che è appunto un olio, va applicato dopo la crema idratante, quindi come ultimo step, o in alternativa, mixato alla crema idratante, potete aggiungere qualche goccia e applicarlo, insomma, assieme. Si può applicare soltanto nei punti più secchi della vostra pelle oppure su tutto il viso, come preferite, e al mattino vi risveglierete con una pelle molto, ma molto più morbida, più liscia e nutrita. La combo tra i due, secondo me, è pazzesca. E se avete la pelle super, super secca, mixate loro due assieme e il risultato sarà fenomenale. Un altro prodotto che, se seguite il mio canale da un po', oppure se seguivate il mio blog anni fa, avrete sicuramente sentito menzionare un milione di volte, è il trattamento Effaclar Duo Plus di La Roche-Posay. Questo, ragazze, è un portento per quanto riguarda le pelli impure. Io vi dico la verità, in questo momento della mia vita, negli ultimi anni, non ho avuto, adesso che lo dico, cioè mi succederà sicuro, facciamo gli scongiuri. Non ho quasi più avuto problemi di imperfezioni o di brufoli, ma in passato ho avuto un sacco di vicissitudini, penso legate anche alla pillola anticoncezionale, soprattutto in questa zona del mento, avevo spesso, insomma, delle imperfezioni abbastanza, severe, nulla di troppo evidente, però insomma uno o due erano sempre là a rompere le scatole. Questo prodotto mi ha aiutata tantissimo, l'ho consigliato a un milione di persone, anche amiche, e tutti mi hanno sempre ringraziato, quindi non faccio che consigliarlo veramente fiduciosa perché so che a moltissime è piaciuto. Questo è un trattamento anti-imperfezioni, ha una formula non leggera di più, cioè è come se fosse una lozione siero, è proprio di una leggerezza incredibile, si assorbe al volo. Non è un trattamento idratante, attenzione, quindi non va a sostituire il vostro idratante, però lo potete utilizzare al posto del siero oppure tra il siero e la crema idratante. Vi ricordo sempre che per quanto riguarda la skincare, la regola generale da osservare nello stratificare i vari prodotti è di partire dai prodotti dalla formula più sottile e liquida, arrivando a quelli con la formula più corposa, quindi si parte dal tonico, l'essenza, il siero, un trattamento di questo tipo che è un trattamento specifico che non ha una vera e propria categoria, però va collocato in quel momento della skincare routine per poi passare alla crema o all'eventuale olio se vi va di applicarlo. Questo trattamento asciuga le imperfezioni, ma non secca la pelle. Dovete utilizzare poi anche una crema idratante, perché come dicevo questo non è un trattamento idratante, però vi assicuro che noterete proprio visibilmente la diminuzione delle imperfezioni e il purificarsi della zona in cui lo andate ad applicare. Potete applicarlo su tutto il viso oppure solo sulle zone specifiche. Io lo usavo solamente qua, ad esempio, perché sul resto del viso non avevo nessun tipo di problema. Ottimo anche con i punti neri, ma fantastico per quanto riguarda proprio la pelle congestionata o le imperfezioni, perché aiuta a sfiammarle e a favorirne, insomma, l'assorbimento. È uno dei prodotti, se non il prodotto, che io ho acquistato di più
in assoluto in tutta la mia vita. Anche se, come dicevo prima, ora questo problema non è più all'ordine del giorno per me, ne ho sempre un tubetto a portata di mano perché quando capita, insomma, il periodo del mese oppure altri momenti in cui esce il brufolaccio malefico, io lo utilizzo sempre. Tenete a mente che la versione Plus, che ormai è uscita da diversi anni e ha sostituito la versione Faclar Duo normale che c'era prima, dovrebbe avere anche un'efficacia per quanto riguarda le macchie da brufolo, quindi dovrebbe sia prevenire la formazione delle macchie che attenuare quelle esistenti. Io sinceramente non ho mai notato grandi poteri per quanto riguardi, insomma, le macchie, però per il resto io ci metto la mano sul fuoco e ve lo consiglio perché ha un prezzo veramente abbordabilissimo, costa circa 12-13 euro ed è un portento. Parliamo di make-up, parliamo di make-up. Allora, i due fondotinta che indubbiamente ho riacquistato di più e che sono con me da più tempo sono: il primo è il Vita Lumiere Acqua di Chanel, che possiedo nella colorazione B20 per l'inverno e B40 per la primavera. Li mixo invece quando sono tra le due tonalità ed è un fondotinta che a me piace sempre. Ha una base acquosa, quindi va shakerato. È abbastanza leggero e sottile, anche se ha una formula leggermente cremosa, ma non è un cremoso denso. E tenete a mente che questo, uscito ormai diversi anni fa, penso 7-8 anni fa, se non giù di lì, è uno dei primissimi prodotti leggeri, dalla formula sottile, dal finish naturale ma luminoso. Ora ne abbiamo 850 di competitor in commercio, ma una volta erano pochi. Una volta si indossava il fondotinta matte, coprente, a effetto opaco, e un po' alla volta, insomma, i gusti si sono rivoluzionati e lui è uno dei primi della categoria. Ha una coprenza leggera, ha un fattore di protezione solare 15, ma sapete che personalmente, insomma, non mi fido, non lo conto come plus. È molto piacevole da indossare, molto naturale, non fa stacchi una volta che beccate il colore giusto e io lo uso sempre, sempre volentieri. Purtroppo negli ultimi anni ci sono un sacco di suoi concorrenti che mi piacciono tanto quanto lui e quindi non lo uso più spesso come una volta, però ogni tanto ritorno e, insomma, mi trovo sempre benissimo, quindi non posso che consigliarlo anche a voi. Un fondotinta molto simile, anche se con una coprenza leggermente più elevata. Questa è una coprenza media e anche una formula un filino più cremosa. È questo qui ed è l'Altimix di Bourjois, famosissimo, l'avrete sentito nominare un milione di volte. Questo è l'ultimo packaging, ma io lo possedevo sia nel packaging precedente che nel primo, quindi insomma li ho provati praticamente tutti. La colorazione è 53 beige, se non mi ricordo male, sì, 53 beige clair. Light beige, è un colore perfetto per me durante l'inverno. È un fondotinta luminoso, dall'effetto luminoso ma naturale, non è un effetto bagnato, insomma, non è troppo glow. Perfetto per tutti i tipi di pelle, anche per quelle mista, secondo me, perché settato con la cipria nei punti insomma più critici, quelli soggetti a una lucidità maggiore, può essere benissimo utilizzato anche da chi, insomma, una pelle mista. Mi piace sempre tanto, ha un effetto naturale, lascia il viso bello, bello energizzato, bello idratato, non è un fondotinta che disidrata, ma non è neanche uno eccessivamente nutriente, eccessivamente cremoso che non si setta o che rimane in superficie e secondo me della fascia economica, lui è uno dei migliori, non ha nulla da che invidiare ad altri fondotinta di brand molto più blasonati, quindi ve lo consiglio se cercate un fondotinta con queste caratteristiche. Per quanto riguarda i correttori, secondo me non rimarrete sorprese. NARS Radiant Creamy Concealer nella tonalità Custard che uso durante l'inverno, ma possiedo anche la tonalità Ginger per le mezze stagioni oppure Biscuit per quando sono abbronzata per l'estate. È un ottimo correttore. Lo utilizzavo sempre quando
Anni fa, quando la mia pelle era un pochino meno secca rispetto a quanto lo è adesso, adesso invece che è più secca nella zona del contorno occhi, ma soprattutto attorno al naso e attorno alla bocca, mi ritrovo a utilizzarlo più volentieri o durante la mezza stagione o d'estate, mentre per l'inverno, quando sono più secca, utilizzo il Magic Away di Charlotte Tilbury che mi piace da matti, ha una media coprenza, si sfuma molto bene, ha un finish satinato naturale, non è un correttore che secca, però ha una texture un pochettino asciutta, ecco. Ha un'ottima durata, un'ottima gamma colori, ci sono un sacco di sottotoni, da quello pesca, a quello rosato, a quello dorato, a quello beige, troverete sicuramente quello che fa per voi e in generale trovo che sia un correttore classico, ma che fa sempre il suo lavoro alla perfezione, sia sulla zona del contorno occhi che sul resto del viso per discromie oppure per imperfezioni. L'ultimo invece è un prodotto low cost che ricompro da quando è uscito, da 1 milione di anni. Si chiama il cancelletà se lo vogliamo chiamare in italiano, oppure l'instant age rewind se lo vogliamo chiamare in inglese. È il famosissimo correttore Maybelline, questo è nuovissimo, guardate lo scarto assieme a voi. È il correttore con la spugnetta, come potete vedere, è proprio nuovissimo. Questo è nella tonalità sand, ma ci sono un sacco di tonalità, ci sono diverse tonalità. Una volta ce n'erano solo due, ma ora hanno ampliato per fortuna la gamma. È un correttore che mi piace molto, è un correttore perfetto anche per le pelli mature o segnate, perché è cremoso e idratante al punto giusto da non seccare, non disidratare e non asciugare eccessivamente la zona e non farla apparire di carta crespa, per capirci, ma non è così cremoso o così ricco da finire nelle pieghe o da colare a destra e a sinistra o da andare a farfalle per il viso. Ha una coprenza media, mi piace moltissimo anche l'applicatore. So che tanti dicono: no, è scomodo ed è antigienico. Non è antigienico se lo lavate, ragazze, perché questa spugnetta si può tirare delicatamente, si può togliere dall'erogatore. Si può lavare con acqua tiepida e lo stesso sapone che utilizzate per pulire pennelli o beauty blender, far asciugare, rimettere su e il vostro correttore è bello che nuovo. Io sono assolutamente più convinta che sia più facile mantenere pulito un applicatore come questo che non mantenere pulito un applicatore come questo, perché voglio vedere quanti di voi lo applicano direttamente sul viso e lo vanno poi a lavare sotto l'acqua. Ottimo correttore, ottimo prezzo. Rimaniamo a tema base. Aspettate che ho ancora l'etichetta del correttore qua. Allora, ho due ciprie che sono dello stesso brand, sono completamente diverse l'una dall'altra, ma mi piacciono tantissimo entrambe e ne ho sempre una a portata di mano per ciascun modello. E sono due ciprie di MAC, la Blot Powder e la Mineralize Skin Finish Natural. La Blot Powder è stata in passato la mia primissima cipria di MAC. Io ce l'ho nella tonalità dark in questo momento, ma è troppo scura per me, quella che utilizzo in estate. Sicuramente la ricomprerò anche in una versione più chiara. Questa è una cipria perfetta per le pelli miste, ma soprattutto per le pelli grasse, ed è perfetta sia da essere applicata a casa quando vi truccate, che da essere infilata in borsa e riapplicata nel corso della giornata. Perché? Perché è una cipria estremamente sottile, la vedete colorata, ma il livello di pigmentazione è veramente minimo, infatti sbagliare tonalità, insomma, non è un gran problema perché non si nota tanto la differenza. Ed è una polvere di una sottigliezza incredibile che può essere anche stratificata, anche applicata sopra il trucco, ma non fa assolutamente l'effetto pastone, non fa l'effetto polveroso, non fa l'effetto strato. E per quello dico che è perfetta anche per i ritocchi. Io una volta avevo una pelle mista, la utilizzavo sempre nella zona T, ora che la mia pelle è molto più secca, la utilizzo raramente, soltanto in zone molto specifiche, ma ci sono dei momenti in cui comunque lei per me è comodissima e la trovo, insomma, un prodotto perfetto, soprattutto per l'estate, perché d'estate la mia pelle insomma si lucida un po' di più, ovviamente. L'altra invece è la Mineralize Skin Finish Natural che ho nella tonalità Medium Plus.
Questo è il nuovo packaging. Una volta il packaging era diverso, se vi ricordate, aveva un oblò centrale trasparente ed era molto più bello, ma anche più comodo di questo, che è inutilmente cicciotto, grande, ingombrante, e non mi piace neanche, però. Pazienza. E al contrario di quell'altra, questa è una cipria, sì, sempre molto sottile, molto leggera, con una dose di pigmentazione bassa, però è una cipria molto sottile, molto luminosa, molto, non molto, è una cipria luminosa, non è un illuminante, però rispetto alle ciprie opacizzanti classiche ha una leggerissima componente luminosa. Questa è una polvere minerale cotta che evita l'effetto secco, evita l'effetto opaco, evita l'effetto pelle spenta, e per questo trovo che sia perfetta per chi non vuole appunto l'effetto opaco sul viso, o per chi ha la pelle secca, o in generale non ama l'effetto matte che lasciano le ciprie. Lei tra tutte è una delle migliori in commercio, secondo me. In tantissimi l'hanno copiata, ma secondo me lei rimane comunque una spanna sopra tutte. Rimaniamo in casa MAC, ma questa volta parliamo di blush. Ci sono due blush di MAC che non ho mai ricomprato nel corso del tempo, perché sono ancora lo stesso, insomma, che ho comprato all'epoca, e sono, come potete vedere, utilizzatissimi, e sono Peaches e Fleur Powder. Peaches è un pesca vero e proprio aranciato, mentre Fleur Powder è un rosa con una punta di corallo. Questo è uno Sheerton blush, mentre questo è un powder blush classico. Fantastici, li adoro, sono i due blush che ho utilizzato di più in tutta la mia vita, e se dovessi terminarli li ricomprerei subito. Hoola di Benefit. La terra Hoola di Benefit assieme alla Chocolate Soleil di Too Faced, secondo me è una delle migliori terre in commercio. Ha una tonalità perfetta che scalda l'incarnato al punto giusto, ma non è assolutamente calda o aranciata, tanto da poter essere anche utilizzata come leggero contouring volendo. Si adatta secondo me a tantissimi tipi di pelle. Ne esiste anche una versione più chiara, la Hoola Light, e ne esistono due più scure, la Hoola Caramel, un pochettino più calda e aranciata, e la Hoola Toasted, che invece è un po' più rossastra, dedicata alle pelli più scure. Formula incredibile, opaca, matte, senza brillantini né niente, come piace a me, ma non assolutamente piatta o spenta. Mima alla perfezione l'abbronzatura. L'unica pecca di questo prodotto, per quanto mi riguarda, è il packaging, che sì, è carino. Contiene anche questo pennellino, che non è niente male per applicare il contouring, devo dire la verità, però è di cartone ed è un po' scomodo, è facile che si deperisca, se per caso si bagna, si inumidisce, si rovina un po'. Insomma, preferirei un packaging classico in plastica, anche so insomma che è un po' meno eco-friendly. La prima volta che ho acquistato questa terra era ancora nel packaging vecchio, dove il coperchio si alzava completamente così, non era come adesso fissato da un lato, e insomma ne ho avute due o tre con quel packaging, e adesso sono passata a questa. È un po' che non la riacquistavo, ora l'ho ritirata fuori perché ho terminato la terra che stavo usando in questo periodo, e ora insomma è ritornato di nuovo il suo turno. Non vedo l'ora di riutilizzarla, perché l'ho sempre amata alla follia. Ci siamo quasi, siamo agli ultimi due prodotti. Nemmeno questa vi stupirà. Questa è la Brow Wiz di Anastasia nel colore Ebony, matita per sopracciglia dalla Mina, sottilissima, matita automatica, quindi che non richiede di essere temperata, ma si twista per far uscire la Mina. Attenzione, perché la Mina è molto sottile, se la premete troppo forte, ne fate uscire troppa, se vi cade può essere che si spezzi, quindi maneggiatela con cura. Ha un ottimo colore, per me Ebony è perfetto, perché è un nero, non è un nero cenere, non è un nero grigiastro, è un nero con un leggero sottotono caldo, per me è perfetto. E mi piace tantissimo la formula, cremosa al punto giusto, rigida al punto giusto, da riuscire a farvi tracciare bene i singoli peletti. Se calcate un po' di più invece il tratto diventa più definito, quindi potete modulare l'effetto. Chiaro che se preferite un effetto molto pieno, intenso e definito, magari non è il prodotto giusto, è meglio optare per una pomade ad esempio, per un prodotto in crema da applicare col pennellino, ma per quello che è lo stile insomma di sopracciglia che indosso io, che è quello che mi vedete,
indossare sempre, questa è assolutamente perfetta. Ho provato tanti dupe, NYX, ho provato Benefit, cos'altro ho provato della stessa categoria, non mi viene in mente, ma ne ho provate altre, ma come lei nessuna mai. L'ultimo prodotto è ancora di MAC ed è il primer per labbra Prep and Prime Lip. Io ho riacquistato questo prodotto non so quante volte, è l'unico primer labbra che io abbia mai posseduto in tutta la mia vita, tanto mi trovo bene che non mi viene voglia di provare qualcosa di diverso. È praticamente un lip balm trasparente con il packaging in stilo. È completamente trasparente, ha un effetto semi opaco sulle labbra e non va assolutamente ad alterare nessun tipo di finish di rossetto che applicate dopo. Lo utilizzo sia con i rossetti in stick che con quelli liquidi, non mi ha mai dato nessun tipo di problema, nemmeno con quelli liquidi. È leggero e sottile, idrata le labbra al punto giusto da rendere il rossetto più confortevole, ma non troppo da farlo scivolare via. Ne basta poco, ne bastano due passate, quindi vi dura anche tanto, ha un buon rapporto qualità prezzo e in generale mi sono sempre trovata benissimo. Ragazze, questo è quanto, questi sono i prodotti di make up e di skincare che sono con me, che sono nella mia collezione da più tempo, quelli che utilizzo con soddisfazione da un sacco di anni e che sono sempre presenti nella mia collezione di beauty e make up. Spero che il video vi possa essere utile, spero che vi sia piaciuto. Nel caso fosse così, non dimenticate di lasciare qui sotto un bel pollicione e non dimenticate, nel caso aveste qualsiasi dubbio, domanda, richiesta, suggerimento, di lasciare un commento qui sotto, rispondo sempre a tutte stra volentieri. Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, vi ricordo di cliccare qui su questo bottone per iscrivervi al canale e vi lascio sullo schermo il link a qualcuno dei miei vecchi video, nel caso vi andasse di passare un altro po' di tempo in mia compagnia. Io vi mando un bacione grandissimo, vi auguro una buona domenica e ci vediamo giovedì prossimo con un nuovo video. Ciao!